Castelvetrano, incendio di probabile natura dolosa distrugge il ristorante Roccalunga. Palermo, governo regionale di nuovo operativo, Crocetta assegna le deleghe ai nuovi assessori. Trapani, Girandola di commissari e l'ex provincia dopo Ingroia arriva a Leonelli. Mazara ha celebrata oggi la giornata dell'unità nazionale delle forze armate e del combattente. Calcio, derby d'eccellenza, Dattilo e Marsala danno un dispiacere Riviera Marmi e Alcamo. Benvenuti ad una nuova edizione del TG Vallo. Apriamo con la cronaca. Un incendio ha distrutto il ristorante Roccalunga a Selinunte. I particolari nel servizio. È probabilmente di natura dolosa l'incendio che la notte scorsa ha completamente distrutto il ristorante Roccalunga di Selinunte. Questa almeno è l'ipotesi più verosimile emersa al termine dell'intervento dei vigili del fuoco giunti sul posto dopo la mezzanotte per spegnere le fiamme che nel frattempo avevano già avvolto tutto il locale chiuso da circa un mese dopo la fine della stagione estiva. A operare nella frazione castelvetranese sono stati 5 mezzi dei pompieri, dei distaccamenti di Castelvetrano e Mazara del Vallo, nonché del comando provinciale di Trapani. L'incendio è stato domato dopo circa 3 ore di lavoro. Del locale non è rimasto altro che un cumulo di cenere. Il ristorante a Roccalunga è di proprietà della società Il Sole e la Luna, di cui è amministratore unico Antonio Pizzo. Quest'ultimo è uno dei fondatori della prima associazione antiracket castelvetranese costituita appena qualche mese addietro. Saranno gli inquirenti che indagano sul caso a stabilire se eventualmente l'incendio e il ruolo rivestito da Pizzo siano in qualche modo legati. Non è la prima volta che un locale di Selinunte viene distrutto da un incendio. Come si ricorderà, infatti, nel febbraio 2013 fu lo stabilimento balneare Tuchea a essere completamente distrutto da un incendio che poi si scoprì essere doloso. In quel caso però dietro l'incendio non c'era la mafia e non c'erano particolari motivi, bensì delle semplici discussioni tra il proprietario del locale e un giovane incensurato di 30 anni, così come accertato dai carabinieri nel corso delle indagini. Si celebra oggi la giornata dell'unità nazionale. Anche a Mazara questa mattina si è svolta un'iniziativa commemorativa, il servizio. Si celebra oggi la giornata dell'unità nazionale delle forze armate e del combattente. Svariate iniziative di commemorazione si sono tenute in vari comuni della provincia di Trapani. A Mazara del Vallo le celebrazioni sono iniziate con una messa in cattedrale officiata dal vescovo della diocesi mazzarese Monsignor Domenico Mogavero. A seguire poi si è svolto il tradizionale corteo che da Piazza della Repubblica è arrivato al monumento dei caduti sul lungomare Mazzini, dove sono stati resi gli onori militari. Ed è stata deposta una corona da loro. Il discorso commemorativo è stato tenuto dal dirigente scolastico del liceo Adria Ballatore Anna Maria Ferrara. Il 4 novembre 1918 aveva termine il primo conflitto mondiale, la Grande Guerra, un evento che ha segnato in modo profondo e indelebile l'inizio del Novecento e che ha determinato radicali mutamenti politici e sociali. La data che celebra la fine vittoriosa della guerra commemora la firma dell'armistizio siglato a Villa Giusti in Padova con l'impero austro-ungarico ed è divenuta la giornata delle forze armate e insieme di quell'unità nazionale che esse hanno in così larga misura contribuito a realizzare, consolidare e difendere.
Ciò significa rendere omaggio a una storia incancellabile e valorizzare un impegno che continua in forme nuove a mostrarsi essenziale al fine di unire l'Italia, difendere l'onore, rinsaldare l'identità e la coesione. In questa giornata si intende ricordare in special modo tutti coloro che anche giovanissimi, tra cui i 288 giovani mazzaresi che hanno sacrificato il bene supremo della vita per un ideale di patria e di attaccamento al dovere, valori mutati nel tempo per i militari di allora e quelli di oggi. A Castelvetrano invece le celebrazioni per la giornata dell'Unità Nazionale delle Forze Armate si terranno domenica prossima. Il raduno avverrà nel sistema delle piazze, alle 11 sarà celebrata la messa presso la Chiesa Madre. Al termine della celebrazione eucaristica un corteo con gli amministratori e i rappresentanti dell'Associazione Nazionale Reduci e Combattenti raggiungerà il monumento ai caduti che si trova in piazza Giacomo Matteotti per la collocazione della corona d'alloro e il discorso commemorativo. Allora ci fermiamo. Provento pubblicitario. Si chiusa con un rinvio al 17 novembre l'assemblea straordinaria dei soci dell'AIRGES in programma ieri con all'ordine del giorno l'aumento di capitale della società che gestisce l'aeroporto Vincenzo Frodi di Trapani Birgi. Il rinvio è stato determinato dal fatto che la regione, socio che detiene il 49% delle azioni, non aveva ieri una giunta pienamente operativa. Un rinvio di natura squisitamente tecnica. In ogni caso il governatore Rosario Croce ha ribadito l'intenzione di Palazzo d'Orléans di sottoscrivere l'aumento di circa 7 milioni di euro. E il presidente Crocetta ha assegnato le deleghe agli assessori della nuova giunta e il servizio. Dopo la nomina della nuova giunta e dopo aver passato indenne la mozione di sfiducia all'Assemblea regionale, il presidente della Regione Rosario Crocetta ieri ha assegnato le deleghe ai nuovi assessori della squadra di governo. Tutte rispettate le previsioni della vigilia, a partire dalla conferma delle deleghe per Lucia Borsellino e Linda Vancheri, che continuano a far parte dell'esecutivo di Palazzo d'Orléans. Dunque la Borsellino continuerà nel lavoro svolto alla guida dell'assessorato per la salute, mentre la Vancheri resta alla guida dell'assessorato per le attività produttive. Guiderà il delicato assessorato della formazione invece la rientrante Mariella Lobello. Per il resto Alessandro Baccei guiderà l'assessorato per l'economia, Nino Caleca l'assessorato per le risorse agricole, Sebastiano Caruso si occuperà di lavoro, Giovanni Pizzo di infrastrutture, Marcella Castronovo di autonomie locali e Cleo Licalzi di turismo e ancora Antonio Purpura, il nuovo assessore per i beni culturali, Maurizio Croce si occuperà di territorio e ambiente, Vania Contrafatto infine si insedierà alla guida dell'assessorato regionale per l'energia. La nuova squadra di governo è stata ufficialmente presentata questa mattina nel corso di una conferenza stampa a Palazzo d'Orléans. La prossima settimana invece verranno presentate le nuove linee programmatiche che il governo intende perseguire dopo averne discusso con i partiti di maggioranza. Tornerà a riunirsi il 12 novembre il Consiglio Comunale di Mazara del Vallo con una seduta in sessione ordinaria convocata alle 17, ben 30 punti inseriti all'ordine del giorno dal Presidente Vito Gancitano. Oltre al solito punto dedicato alle comunicazioni e alle interrogazioni, l'Aula si occuperà di 7 debiti fuori bilancio, di 17 mozioni e di un ordine del giorno riguardante l'istituzione della riserva di Capofeto. Completano la scaletta dei lavori altri 2 punti. Il primo è relativo alla presa d'atto dell'importo presuntivo dello squilibrio finanziario derivante dall'abrogazione delle norme previste dall'articolo 30 della legge regionale 5 del 2014. Il secondo riguarda invece la determinazione del valore base di cessione delle aree all'interno dei piani di zona. Ed ora l'informazione elettorale. Elezioni a Campobello di Mazara, il candidato sindaco del Movimento 5 Stelle Francesco Messina ha indirizzato una lettera aperta ai campobellesi. Sentiamo.
La politica non è schifosa, sono schifosi gli attori attuali, ma non è stato sempre così. Politica vuol dire stare insieme, discutere e cercare il modo migliore per farlo. È uno dei passaggi della lettera aperta che il candidato a sindaco di Campobello di Mazara per il Movimento 5 Stelle, Francesco Messina, ha voluto scrivere e indirizzare a tutti i cittadini campobellesi in vista del voto del 16 e 17 novembre prossimi, che darà all'ente locale una nuova guida amministrativa. Una lettera aperta attraverso la quale il portavoce Grillino chiama a raccolte i suoi concittadini affinché abbandonino lo stato di rassegnazione nel quale, secondo Messina, sono caduti e tornino allo stesso tempo ad avere entusiasmo per la cosa pubblica e per il futuro del proprio paese. Ci lamentiamo e riconosciamo il marcio, ma non reagiamo, prosegue ancora Messina, secondo cui i campobellesi avvertono un disagio crescente e il proliferare di meschine istanze e sporche rivendicazioni. Ecco perché per il candidato Grillino è necessario reagire, scuotersi per cambiare lo stato delle cose a Campobello. Da qui l'invito a sposare il progetto pentastellato e a dare fiducia a chi, si legge sempre nella lettera aperta, crede nel cambiamento reale. Questa sera alle 20.30 in piazza Garibaldi si terrà il primo comizio pubblico del candidato sindaco Giuseppe Castiglione. Interverranno il coordinatore locale del Partito Democratico Vincenzo Accardo, la candidata al Consiglio Comunale nella lista Democrazia e Libertà Giuseppina Foggiana, gli assessori designati Antonella Moceri, Giuseppe Barone, Antonio Parrinello e Pietro Pisciotta. E prosegue anche oggi la campagna elettorale porta a porta del candidato sindaco Gianvito Greco. E questa sera alle 21.30 trasmetteremo la manifestazione elettorale del candidato a sindaco Elisa Marchetti, che si è svolta qualche giorno fa al Moonlight. Con due distinte gare d'appalto, il comune di Marsala procederà alla fornitura del materiale in dotazione ai lavoratori che saranno impegnati nei cantieri di servizio finanziati dalla regione. Sono quattro i progetti da avviare su un totale di 10 ammessi e riguardano la pulizia e manutenzione delle zone periferiche del territorio, del centro cittadino, dei parchi e delle zone archeologiche, nonché la pulizia e abbellimento delle piazze e delle vie limitrofe. Le gare d'appalto ammontano rispettivamente 10.000 euro e 6.000 euro. Ed ora ci fermiamo per un altro momento pubblicitario. L'Unione Provinciale del Partito Democratico di Trapani venerdì prossimo presenterà la prima edizione della scuola di formazione politica del PD, che si svolgerà presso l'Hotel Metodi Marina di Srinunt sabato e domenica prossimi. Il programma verrà illustrato durante una conferenza stampa che si terrà in via Pantelleria alle 10.30. Accordo tra il Comune di Castelvetrano e la società Enel Sole per l'ammodernamento degli impianti di illuminazione pubblica presenti sul territorio. I dettagli dell'intesa verranno illustrati domani mattina nel corso di una conferenza stampa che si terrà con inizio alle 12 a Palazzo Pignatelli. L'intervento, si legge in una nota, verrà completato entro l'estate, prevede la sostituzione di 1.500 vecchi corpi illuminanti con nuovi apparecchi a LED. Un nuovo commissario è stato nominato all'ex provincia di Trapani, oggi Libero Consorzio. Sentiamo. E Daniela Leonelli, il nuovo commissario dell'ex provincia di Trapani, oggi Libero Consorzio Comunale. La funzionaria dell'assessorato regionale per le autonomie locali prende il posto di Antonio Ingroia, il cui mandato è scaduto lo scorso 31 ottobre, termine entro il quale avrebbe dovuto essere portata a termine la tanto annunciata riforma delle province siciliane. Il neocommissario di Palazzo Riccio di Morana resterà alla guida dell'ente per due mesi, fino a quando il presidente della regione, Rosario Crocetta, non nominerà il nuovo commissario, che a sua volta resterà in carica fino al 30 marzo 2015, ulteriore termine questo entro il quale dovrà o dovrebbe essere completata la stessa riforma. Una soluzione intermedia, insomma, dovuta al fatto che la proroga della riforma non è ancora diventata legge, da qui la decisione di nominare dei commissari ad acta e non straordinari in attesa del voto dell'Assemblea regionale siciliana. Dunque a Palazzo Riccio di Morana arriva il quarto commissario in poco più di due anni. Daniela Leonelli succede all'ex pubblico ministero Ingroia, che a sua volta ha preso il posto di Darko Pellos. Quest'ultimo invece era subentrato a Luciana Giammanco. Un via vai da Palazzo Riccio di Morana che probabilmente non finirà quindi con la nomina della Leonelli.
Riaprirà i battenti venerdì prossimo a Mazara, l'isola che non c'è, la biblioteca dei bambini che si trova presso il seminario vescovile in Piazza della Repubblica. L'appuntamento è alle 18 con la direttrice Maria Cristina Gallo e le altre volontarie del centro. La biblioteca resterà aperta ogni martedì dalle 10 a mezzogiorno e ogni venerdì dalle 18 alle 19.30. Si terrà il prossimo 13 novembre a Marsala presso l'Aula Magna dell'Istituto Tecnico Agrario Abele Damiani, a partire dalle 15.30, l'undicesimo meeting legislativo promosso da Asso Enologi Sicilia. I lavori verteranno sulle nuove disposizioni legislative che riguardano il settore vitivinicolo. La giornata si chiuderà con uno spazio dedicato al dibattito. Lavori per la messa in sicurezza e sostituzione degli infissi al quarto circolo didattico Quinci di Mazara. Nell'ambito del programma straordinario per interventi urgenti sul patrimonio scolastico, il quarto circolo didattico soffrisce di un finanziamento ministeriale di circa 190.000 euro, lo rende noto il Comune. I lavori saranno realizzati dalla ditta Euroambiente Costruzioni SRL di San Giuseppe Iato, vincitrice della relativa gara bandita direttamente dal Ministero. I locali della scuola sono di proprietà comunale. A Mazara del Vallo c'è attesa per l'inizio dei lavori in Piazza Regina, lavori di rifacimento e abbellimento che sono stati più volte annunciati. Il servizio. Avanti tutta, di annuncio in annuncio, ma senza che ancora si intraveda una traccia anche minima che si è finalmente in dirittura di arrivo e che finalmente è possibile parlare di inizio lavori. Ovviamente a tutti è risaputo che i tempi della politica sono quelli che sono e a nessuno sfugge la complessità di una macchina amministrativa che al suo interno deve avere a che fare con leggi e regolamenti, con atti e delibere e con una marea tale di carte che spesso e volentieri appesantiscono e di molto un percorso amministrativo e progettuale che ogni sindaco vorrebbe invece veloce e per così dire pronto all'uso. Un po' come a Mazara del Vallo accade per quanto riguarda ad esempio la storica Piazza Regina, la cui opera di rifacimento ed abbellimento è stata da tempo messa in cantiere, almeno sulla carta sino a questo momento, e con tutta quella scia di congetture e polemiche che nel tempo hanno accompagnato l'intera vicenda. Di quei lavori, o meglio, dell'inizio di quei lavori, infatti, si è spesso detto e scritto in tutte le salse, ma ad oggi nulla ancora di tutto questo, e volendo siamo già alle porte delle festività natalizie, per cui ci sarebbe facilmente da immaginare che almeno per quest'anno ormai non se ne farà probabilmente nulla. E che se i lavori dovranno comunque iniziare, se ne potrà tornare a discutere all'anno nuovo e forse prima dell'arrivo della prossima primavera. E così i mesi trascorrono veloci, l'attesa ovviamente aumenta e la fantasia si scatena, un po' come accade anche per il Portocanale ed il vecchio e malato fiume Mazzaro, per i quali da tempo ormai si annunciano degli interventi di risanamento, ma senza che ad oggi se ne sia vista una qualche traccia concreta. Anche in questo caso tanti annunci a ripetizione e sicuramente in buona fede, ma fatto sta che ad oggi la situazione non è assolutamente mutata ed il Portocanale ed il vecchio fiume Mazzaro rimangono ancora lì storditi dagli acciacchi. Insomma, sarebbe davvero tempo che dalla buona volontà e dalle carte si passasse finalmente ai fatti, e cioè ai lavori veri e propri. La società Sintagma SRL ha consegnato nei giorni scorsi al Comune di Mazara il rapporto intermedio del piano urbano della mobilità. Sono state presentate punti di forza, le debolezze e criticità del sistema della mobilità mazarese. Sono stati poi illustrati tutti gli elaborati relativi alle azioni progettuali del piano per il superamento delle relative criticità. Tutte le analisi e le proposte di progetto sono state pubblicate nel portale istituzionale del Comune. Siamo allo sport, parliamo di calcio, in particolare dell'ultima giornata di campionato in eccellenza. Ieri abbiamo visto il servizio relativo alla partita tra il Mazara e il Serra di Falco, ma in calendario spiccavano anche due derby trapanesi. Seguiamo quello disputato ad Alcamo tra la formazione padrone di casa e il Marsala. Il Marsala batte l'Alcamo dopo una partita priva di grosse emozioni e a tratti noiosa. Ma veniamo alla cronaca.
Il primo tempo scorre lentissimo con dei batti e ribatti al centrocampo, senza che nessuno delle due squadre riesca realmente ad impensierire i portieri. Al decimo una punizione dalla destra di Riccobuono impegna Chimente in una parata di pugno. Al ventitreesimo un tiro cross fuori dall'area arriva in porta, ma la palla è nettamente fuori. Al ventiseiesimo Genesio crossa e la palla viene spizzicata da Messina, finendo sul fondo. Al trentaquattresimo cross di Riccobuono e Messina manca la deviazione proprio di un soffio. Con questa azione si conclude il primo tempo, dopo tanti batti e ribatti a centrocampo, con l'Alcamo che non riesce a concretizzare. Inizia il secondo tempo e bisogna aspettare il ventesimo. Su un calcio di punizione dalla tre quarti, Ica mette a centro e dopo una ribattuta il tiro dell'alcamese è fuori bersaglio. Al ventunesimo viene espulso De Vita. La partita potrebbe cambiare volto, dato la superiorità numerica, ma nulla di fatto. Al ventottesimo calcio di punizione dal limite batte Ica e Giardina salva sulla linea. Al 33esimo sempre il tiro di Ike fuori bersaglio, viene espulso Di Giovanni e dal calcio di punizione che ne scaturisce il Massala sciupa una bella palla gol. Al 41esimo cross dalla tre quarti, la difesa dell'Alcamo respinge e Marco Fina con un diagonale morbido beffa Chimenti che forse aveva battezzato la palla fuori. Finisce 1-0, il Massala batte l'Alcamo in un match tutto da dimenticare. Un primo tempo molto equilibrato, il secondo tempo l'Alcamo ha cercato di fare la partita ma non ci è riuscito. Sì, molta confusione, molto spesso palloni giocati, anzi buttati, non giocati, e quindi eravamo costretti a rincorrere un po' la palla, quindi inutile dire sempre le solite cose, quando si vince magari siamo bravi, quando si perde invece no, ci sono delle assenze importanti nella squadra, però ripeto, questa partita è stata interpretata forse in maniera sbagliata, poi quando eravamo in superiorità numerica, perché bastava aprire un po' gli avversari invece di chiudere e fare il loro gioco, che hanno cercato di fare quello, invece noi abbiamo fatto il giocato avversario, quindi ci siamo chiusi cercando di prendere palla interna e palloni alti, era l'opposto di quello che dovevamo fare, cercare di prendere la palla invece in ampiezza e cercare di farli correre un pochettino di più. Penso che la mia squadra oggi ha disputato una buonissima partita e penso che nell'arco dei 90 minuti forse la squadra che ha cercato di più la vittoria è stato il Marsala. Penso che l'Alcamo è una buona squadra, lo sapevamo, gioca molto sull'individualità, non è che abbiamo tirato mai in porta, Ilarion secondo me non ha fatto mai una partita, ma mai una parata, però è stata una partita secondo me equilibrata dove magari una situazione poteva sbloccare il risultato. È normale che noi quando siamo rimasti in 10 a quel punto abbiamo un po' indietreggiato e cercavamo di portare il risultato a casa. E con lo sport siamo arrivati al termine del TG Vallo, vi do appuntamento all'edizione di domani, grazie per averci seguito, arrivederci.